un breve video di considerazioni nei confronti di Luka Doncic. L'inizio di stagione non è stato dei migliori, diciamocelo. Certo, le cifre ci sono, 29 punti e mezzo di media, 6 rimbalzi, 6 assist e sole 2 palle perse, ma i risultati di squadra e soprattutto il modo in cui sono maturate le due sconfitte in altrettante partite contro Phoenix e Lakers non fanno ben sperare e sollevano da subito enormi dubbi su di lui e di riflesso, e soprattutto, su chi gli sta intorno, ovvero il resto dei Dallas Mavs. Una squadra che soffre troppo in difesa, senza un vero lungo capace di coprire nel pitturato e proteggere l'area e di conseguenza di proteggere Luka dalle sue amnesie. Contro Phoenix, uccisi in penetrazione da Cameron Payne e Cameron Johnson, non certo due fenomeni. Contro i Lakers, ammazzati a rimbalzo offensivo, dove Harrell e compagni ne hanno presi ben 17 complessivi. Chiunque salti Luka non trova ostacoli, e se non saltano Luka, magari tirando da fuori, si soffre oltremodo a rimbalzo. Per carità, sono solamente due partite, ma due partite contro due contendenti ad ovest. Ok, i Lakers fuori portata, ma Phoenix sarà una delle squadre con cui i Mavs dovrebbero lottare per entrare nei playoff. E da questo punto la domanda mi è sorta realmente spontanea. Non è che il modo d'essere di Luka in una situazione come questa sia un'arma a doppio taglio? Tralasciando il semitragico stato fisico in cui versa Luka in questo momento, che detto internos incide relativamente sul suo gioco, 5-6 chiletti deve comunque perderli, eh? Siamo sicuri che il suo approccio perennemente scherzoso e sorridente al gioco in questo contesto di difficoltà possa essere quello di cui i Mavs hanno bisogno? Fino allo scorso anno i Mavs erano gli outsiders, gli underdogs, erano una squadra con buone aspettative, sì, ma da cui non ci si attendevano grandi cose da subito. Luka ha alzato l'asticella, e parecchio anche, ed ora le aspettative si sono ingigantite, tanto che molti appassionati e giornalisti hanno accreditato ai Dallas Mavs addirittura uno dei primi 4 posti ad ovest. Non io. Un'occhiataccia, un urlo verso il compagno, uno scossone in panchina. Forse a Luka manca questo per raggiungere l'apice. LeBron scherza, ma si incazza coi compagni se serve. Di Kobe ed MJ nemmeno a dirlo. Lo stesso Giannis dimostra una cattiveria ed una leadership più completa rispetto a quella di Luka. Ok, l'età, direte. A 21 anni non si è mai visto un leader già fatto e finito. E questo è proprio il punto per cui ho messo i Mavs al numero 8 ad ovest e non tra i primi 4. Spesso ci si dimentica che Luka, pur avendo vinto tutto in Europa ed in nazionale, ha 21 anni, signori, 21. Vogliamo andare a vederci dove erano Jordan, Kobe e Giannis a 21 anni? Nemmeno lontanamente vicini a Luka. Gli unici su cui si può fare un paragone sono LeBron, che a 21 anni dominava la scena in quel di Cleveland, e Chris Paul, che a 21 anni gestiva un'orchestra sinfonica in quel di New Orleans, con una leadership molto più completa di quella attuale di Luka. Cosa aspettarsi, quindi, dalla stagione di Dallas? Il rientro quanto prima di Kristaps Porzingis e, come conseguenza a ciò che ho detto, un rinforzo difensivo in zona lunghi durante la stagione, magari sacrificando i pur utilissimi Maxi Kleber e Trey Burke. Chissà. E voi? Cosa vi aspettate da Luka e di Mavs? Quello che ho detto vi sembra giusto o avete da ridire? Sentitevi liberissimi di insultarmi. Un saluto, il Franz.